Partiamo dai funghi prataioli. Togliamo la base e poi andiamo a pelarli. Poi lo taglio in quattro parti. Passiamo adesso ai funghi portobello. Per togliere i residui di terreno basta utilizzare un tovagliolo inumidito. Affettiamo. Ora pulisco uno scalogno e l'affetto sottilmente. Passiamo alle salsicce. Bisogna prima spellarle e poi tagliarle a tocchetti. In una padella verso l'aglio e due rametti di basilico. Faccio scaldare ben bene il fondo e poi aggiungo i prataioli. Lasciamo rosolare a fiamma alta per pochi minuti. Togliamo il basilico. Quindi posso aggiungere il portobello. Lasciamoli rosolare per 5 minuti. Trascorso il tempo, rimuovo l'aglio, grattugio un po' di pepe e di sale. Spengo e metto da parte. E ora mettiamo a cucinare la salsiccia. Soffritto di scalogno e peperoncino. Facciamo andare qualche istante e possiamo aggiungere la salsiccia. Fiamma alta e lasciamo sfrigolare per 6-7 minuti. È il momento di rimuovere il peperoncino e regolare con pochissimo sale e pepe. E anche questo è pronto. Prepariamo la besciamella, mettiamo a sciogliere il burro. Appena si scioglie il burro, verso la farina tutta in un colpo mentre mescolo. Facciamo dorare il roux e poi posso versare il latte. Mi raccomando, caldo. Faccio addensare mescolando. Quando è pronta, col fornello spento, aggiungo sale e pepe. In ultimo, il casera grattugiato. Mescoliamo subito, così il formaggio si scioglie. E verso sui funghi. Profumo con del timo. E ora mescolo il tutto. Caliamo la pasta. Posso scolare la pasta ben al dente e ultimo aggiungendo un po' d'acqua di cottura della pasta. A fiamma spenta aggiungo una nocetta di burro, la besciamella fungosa e formaggiosa. Super mescolatona e posso trasferire tutto in una pirofila. Ultimo tocco, casera grattugiato e pan grattato. E mo' sta bellezza finisce in forno caldo a 220 gradi per circa 15 minuti. Dopodiché passerò in modalità grill per qualche minuto per dorare la superficie. E mo' assaggiamo. Raga, è uno spettacolo.